raga, e cos'è di nuovo? Siamo al capitolo 12 di Dead Space 2. Ciao ragazzi, bentornati. Ciao ragazzi. Allora, dopo il video dell'unboxing di Fable 3 di ieri o altro ieri, ricordo a tutti che domani intanto ritornerò con la nuova video recensione. Siamo a questo nuovo capitolo di Dead Space 2. Dovrebbe essere appunto il capitolo 12. Andiamo avanti subito ragazzi, perché voglio fare video veloce prepagato del gameplay. E qua, come potete vedere in basso a destra, capitolo 12. Cerchiamo di allargare appena appena l'inquadratura, ragazzi. Cosa vuol dire? Ok, teniamola un pochino, ma non troppo larga. Porca puttana, ok. Allora ragazzi, se avevamo lasciato il capitolo, il gioco sta per finire. Dopo una settimana circa sono tornato con questo gameplay, mi siedo. Mi sono rotto il cazzo di stare in piedi per fare sti gameplay. Allora ragazzi, andiamo avanti, capitolo 12, cosa vuol dire? Vuol dire che il gioco sta per finire, finalmente ragazzi. I due coglioni sul gioco, prima volta molto bello quando l'ho giocato. Succede? Il tecnico non l'aveva ancora riparato quando è stato trascinato via. Strozzo è morto a lei. A me, faccio la tua occhio a lei. Non sono dispiaciuta. Come? Quindi che facciamo? Senza Strozzo come distruggiamo il marchio? Lui non poteva condurci al marchio. Fuggiva dalle sue colpe. E tu invece? Ora non fuggo più. So cosa devo fare. Beh, questa trivella è un colpo di fortuna. Prova a salire in cabina ed azionarla. Cerco l'altra cella energetica. Vedo cosa riesco a fare qui. Provo ad azionarla, cazzo, si lo fa. Aspetta un attimino che andiamo a vedere in giro, cazzo. Vabbè, andiamo a vedere se si muove. Madonna, come mai? Scusate. Ma vado via perché... Ragazzi, sì. Ci devo stare sempre dietro la telecamera, altrimenti la mia voce non si sente. Mi ero dimenticato che c'erano i mostri prepagati qua. Bene, dovrebbero essere finiti. Ancora Dio fa, ma basta! Madonna, come mai? Andiamo avanti. Ragazzi, non rompere i coglioni, sto facendo il video, è possibile che dovete sempre rompere il cazzo? Cosa vuol dire avere fratelli prepagati? Vuol dire avere fratelli prepagati che ti vengono a rompere i coglioni mentre fai video. Abbiamo attivato qua. Sempre qualcosa che non va, c'è Dio fa, fai partire sta trivella subito! Non è possibile! Da sopra come va? Oh, no, non ora. Non ora che cosa? Andiamo avanti ragazzi, adesso dobbiamo cercare di fare qualcosa e di riattivare questa trivella di merda. Non perché sono della Lega ragazzi, però vorrete essere morire tutti sti negri di merda, eh! Allora, vediamo se... vediamo... se riusciamo ad andare avanti, qua ci sono dei colpi. Addirittura troppi colpi, oh? Com'è successo? Ma ragazzi, meno male. Siamo quasi alla fine di sto gioco di merda, capitolo 12, ragazzi, ricordo sempre a tutti. Bisteccone! Oh, Jean-Pierre, come sei diventato grasso? A te fur. Vaffanculo, cavedini. Madonna, adesso sono spenti i colpi. Ragazzi,
dovevo assolutamente. Bene, possiamo tornare indietro, ragazzi. Adesso praticamente dovete salire su sta trivella di merda, il capitolo 12 sarebbe quello, che uccidete i mostri mentre andate avanti con sta trivella del cazzo. Qua c'è un altro mostro, quelli lì, maledetti, prepagati, che sputano merda. Ma vade via il culo, bastardo. Fate pure, cretina. Amanda è libera. Ah, vabbè, ma che è quella roba lì? Andiamo a vedere. C'era un... ho dovuto usare un medipack, che se non ne avevo bisogno, perché c'era un schema... uno schema d'oro. Volevo cercare di cambiare tuta prima della fine del gioco. Non riconosce la nuova interconnessione. Credo di farcela da qui. O forse potrei ricavare tutto da qui. Cosa? Non ti ho sentito. Niente, niente di niente. Potrei ricablare tutto da qua. Proviamo a ricablare. Proviamo a ricablare, ragazzi. Vediamo di fare. Tra l'altro lui ricabla sempre uguale. Ragazzi, cosa vuol dire ricablare? Vuol dire fare questa roba qua. Oh, bravo Isaac Francoforte. E l'ho fatta, l'ho avviato. Ah, veramente? È un ascensore. Veramente l'ho attivata io. Un giro così puoi salire. Meglio levarsi. Aiuto! Stavo abbassando il volume, scusate ragazzi. Questi bambini di merda li ho fatti. Deve essere un orfanotrofio. Aiuto! Fammi salire, li ho fatti, Dina. Aiuto! È vero, è da stare, è vero. Aiuto! Ancora di fa! Figa! Alambe, dovevo salire. Non vedevo. Okay. Ci sono. Beh, vediamo cosa fare questo. Vediamo cosa fare sto bestione. Anche lei è tamarra uguale. Distruggendo tutto. Ci viene addosso! Cucina, fatti così. Bastardo. Oh! Oh! Un po' di necromorfi alla, diciamo, tagliati. Sono stufo! C'è una testa buttata, mettiamo nella trivella. In quanti saranno là sopra? Se qua sopra è così affollato, ma che era? Non gli è Albano. Attenzione, ci sono dei medikit, della roba che mi ero dimenticato. Ragazzi, aiuto prepagato, cosa vuol dire? Fate più, cretino! Ti mostri di merda, li ho fatti tre volte. Se mai è nudo, ma che furo, cretina di pice, guarda stai brutto, vaffanculo, cretini, si arriva più di fa sta trivella. Abbiamo arma, aspetta, ancora con la roba schifosa. Aiuto, c'è sta roba schifosa, ragazzi. Devi anche bastare. Ora di affare. C'è ancora quella roba schifosa. Roba schifosa? Yeah. Ma devi anche bastare.
esatto e scomprende. Ma io vuoi! Ma è possibile di fare! Ma... Mica la Madonna! Ma raffanculo, cretino! Ma ancora di affam, è possibile persistere il volume della voce, quello dell'audio è più alto? Vengo da addosso! Stiamo pegando sui lati! Ragazzi, c'è un po' di casino preparato, cosa vuol dire? Ma basta! Adesso basta! Quanti stufato? Ragazzi, sono arrivato alla fine. Sto facendo un macello, diceva Maurizio Mosca. Se poi mi diceva Mosca, ma lascia perdere, ma chi se ne frega, la pallavolo e lo sport per cretini. Tam, 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 è sempre uguale, una rottura di scatole. Poi mi ricordo che da ragazzo passavo sotto la rete, poi quando mi sono accorto che la pallavolo è sempre uguale l'ho mollato. Come quando si è accorto che era sempre uguale? Wow, 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 stop, stop, stop! Sembra che abbiamo raggiunto le fondamenta del settore governativo. Come procediamo? Davanti a noi abbiamo una trivella. Sai che sono io in sella a questo affare. Ellie, ti presento Sally. Sì, ma che è successo? Ragazzi, adesso arriva e si fracassa tutto, eh. Venite catapultati a terra così. Docina. Non ho ancora capito perché avete scritto polizia sulla destra. Già, ma penseremo dopo alle ferite. Ce l'abbiamo fatta, giusto? Molto probabilmente questo è il settore governativo. Tra l'altro lei ha buttato tutto. Credo che tu, marchio, si trovi dietro quella porta gigantesca. Beh, muoviamoci. Quelle cose si faranno strada per il buco che abbiamo scavato. Deve esserci un ascensore o qualcosa che colleghi i barricchieri. Sono a 13 minuti di gameplay, ragazzi. Stavo dicendo, tanto lei ha distrutto tutto e è uscita a tempo zero, che è Flash dalla... Ragazzi, capitolo 13, è già finito? Com'è, ragazzi? Abbiamo fatto più fretta del solito, ragazzi? Allora, sarà perché non sono morto, forse per quello, visto che ho fatto un botto di munizioni. Ragazzi, mi devo già fermare qui. Stavo dicendo che lei ha, in un attimo, ha chiuso il... chiuso, per questo era più corto come capitolo rispetto agli altri, ha abbandonato la trivella in men che non si dica. Vabbè ragazzi, salviamo, questo era capitolo 12 di Dead Space 2, ci ritroviamo prestissimo con un nuovo capitolo appunto di Dead Space 2 con il 13esimo, ricordo a tutti che il gioco ne ha 15, quindi ragazzi ci vediamo qua, ci ritroviamo settimana prossima con il prossimo video di Dead Space 2, domani torno con la video recensione della settimana, ciao!